Se il reddito di cittadinanza viene meno, una bufera si abbatterà sui servizi sociali dei comuni dopo la preoccupazione manifestata dal primo cittadino di Bari e numero uno dei comuni italiani, Antonio De Caro. Ora a sostegno della stessa tesi arriva l'omologa pugliese, Fiorenza Pascazio, che nelle scorse ore, in una missiva indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiesto un intervento deciso affinché i sussidi non vengano meno e ci sia sempre il sostegno economico per i servizi sociali dei comuni. Dal canto suo, l'assessorato al welfare di Via Gentile ha già fatto sapere che intenzione del gruppo in consiglio e della delegata di giunta Rosa Barone di rilanciare il reddito di dignità, il sussidio di sostegno al reddito varato ormai anni fa dal governo emiliano. Secondo l'INPS, nel 2022 oltre 140.000 nuclei familiari pugliesi hanno avuto accesso al reddito di cittadinanza. Dalle stime dell'ufficio parlamentare di bilancio emerge che nel passaggio alla nuova misura di contrasto alla povertà approvata dal Parlamento, l'assegno di inclusione, il 40% circa dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza e il 33% degli individui coinvolti a partire dalle prossime settimane saranno esclusi dalla nuova misura e solo parzialmente transitati verso il sistema di supporto per la formazione e il lavoro. Numeri da brivido per il sindaco di Bitetto, che già premono sul sistema welfare locale e regionale chiedendo risposte e prese in carico. Non siamo stati messi nelle condizioni di affrontare quello che sarà una condizione in cui le famiglie rimaste prive del reddito si rivolgeranno naturalmente ai servizi territoriali, cioè gli uffici dei servizi sociali dei comuni pugliesi. Noi non abbiamo né gli strumenti, né le risorse, né il personale per far fronte ad una situazione che purtroppo, ripeto, ancora non conosciamo né i numeri e né i termini.